Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, e soprattutto buonasera, sono Serena di Ciaccazione e questa sera siamo, anzi sono perché non ci sono altri con me oltre a Maria Carla, quindi sono con la nostra Maria Carla. Ciao Maria Carla, come stai? Ciao, buonasera, tutto bene, ci siamo. E da un po' che non ci facciamo una direttina, vero? Già, da sole io e te da parecchio, rispetto a quest'estate che... Beh, rispetto a quest'estate che c'eravamo solo noi, sì. Vabbè, mi pare giusto, siamo tornati, ogni tanto riusciamo dal cappello come un coniglio, esatto, come il coniglio. Cappello del mago. No vabbè, scherzi a parte, purtroppo abbiamo anche una vita, quindi già, ogni purtroppo. Tanto spariamo, ma non vi però non vi torniamo sempre. Torniamo sempre, siamo sempre qui. Allora, yes. Maria Carla, questa sera di cosa parliamo? Facciamo una breve una breve panoramica delle uscite. Continua tu. Allora, oggi parliamo di qualche film e qualche serie TV che usciranno sia al cinema che sulle piattaforme streaming. E partiamo da quel film che sto aspettando tanto, che in realtà è uscito qualche giorno fa, perché è uscito il 1 febbraio, che è The World di Aaron Kloh con Zac Efron e con Jeremy White, Allen White. Esatto. Allora, c'è da dire wow, almeno secondo me. Wow. Ricordiamo nel cast anche Lily James, quindi non dimentichiamo di Lily. Cosa dire di questo film? Vabbè, è una storia, praticamente una storia vera di wrestler, di una famiglia di wrestler. Ho visto il trailer e qualche spezzone in giro e già, vabbè, so che mi piace il genere, quindi sicuramente mi piacerà. Poi c'è un cambiatissimo Zac Efron. Mamma, quasi riconoscibile, ragazzi. Quasi riconoscibile. Voglio dire... Zac ha sempre avuto un bel fisico. Certo. Però è anche vero che per questo film, dovendo fare proprio un atleta professionista di wrestling, si è dovuto pompare. Boh, non so se ha fatto una dieta, se ha fatto come Hugh Jackman nel prossimo Deadpool, una palestra particolare, però comunque si è dovuto pompare. No. Diviso, però, poi mia madre a stento lo ricordo, ma quello è il ragazzo di Guarda, diviso c'è una storia dietro. Lo so, infatti, se la vuoi raccontare brevemente, perché poverino ha avuto pure parecchi problemi di bullismo rispetto a sta cosa, che uno rimane. Allora, tutti quanti sono, oddio, ecco Zac Efron che si è fatto la plastica, la faccia, bla bla bla. E invece... Secondo lui, invece... Durante le riprese del suo programma su Netflix, quello sulla Terra, che è andato in onda, quando è che l'ultima stagione è andata in onda? Forse l'anno scorso? L'anno scorso. O nel 2022, non mi ricordo, sì. Forse all'inizio dell'anno scorso. Lui, non so se fosse Australia, ha avuto un grave incidente durante le riprese e sembra che si sia rotto le mascelle, la mascella. Quindi lui dice che questa operazione gli ha portato il viso ad essere così adesso. Poi, raga, che sia vero o non sia vero, non lo sappiamo. Però questa è la versione ufficiale. Esatto. Però, voglio dire, personalmente a me chi si rifà non mi piace. Però, adesso si rifanno nel mondo dello spettacolo a 18 anni, perché sinceramente ho visto una foto di Jenna Ortega ieri, stava così. Cioè, capito? Voglio dire, allora, si rifanno tutte e veramente alcune non si possono vedere. Si vuole rifare pure Zac Efron, cioè, non scocciate. Voglio dire, io lo preferivo prima, ma indipendentemente se si fosse plastificato o no, lo preferivo prima. Però, com'è, a lui si fa bullismo e a queste no, perché il bullismo non si fa comunque, però. A lui si può dire qualcosa e queste, diciamo... ragazze, donne, no, sì. Che alcune proprio non si possono vedere. Ma lui è stato allucinante, cioè, ha avuto pure un po' di problemi rispetto a questa cosa, perché la stava prendendo male, infatti sentivo delle interviste in cui ha dovuto specificare il perché non lo lasciamo, non sta, lo facciamo vivere praticamente, cioè poverino, dai. Vabbè, comunque,
Vabbè, questo è una comunque, tornando a The Warrior di Aaron Claw, questa, come abbiamo detto, è un film uscito, in realtà mi sembra l'anno scorso, no, non so se è uscito già nelle sale americane oppure è tutto, insomma, sai che non me lo ricordo mondiale, non me lo ricordo, vabbè, diretto da Sean Darkin. E siamo curiosi di vederlo, sinceramente, né più né meno. La trama l'ho detta prima, questa famiglia di wrestler, poi succede una tragedia e non ci spoileriamo niente, quindi se volete guardate il trailer per rendervi conto, ma non guardate altro, non guardate clip e altro, perché secondo me è proprio da vedere. E poi vorrei vedere, insomma, Zack e Jeremy insieme, perché sono diventati tanto amici. Ah, hai capito. Infatti quando il mese scorso, cioè quando è uno o due mesi fa, Zack ha ricevuto la stella alla Walk of Fame, ha portato Jeremy, e fondamentalmente si conoscono da un paio d'anni, da quando hanno iniziato le riprese del film, quindi è nata questa bella amicizia. E vediamo, sono curiosa di vedere la chimica tra loro due nel film, perché mi piace tantissimo. E quindi questo è il 1 febbraio uscito al cinema, The Warrior di Aaron Claw. Andatelo a vedere perché secondo me vale la pena. Certo. Secondo film, che secondo è uscita, film, sempre in Italia. E guarda, ciao! Scusate, ragazzi! Maria Galla. Scusate. Che esce in Italia, che è uscito anzi in Italia sempre il 1 febbraio, è Argyle. Mm-hmm. Con il vecchio Superman, Henry Cavill. Non ho visto, ho visto qualche foto, ma sinceramente non ho visto il trailer. Tu hai visto qualcosa? Giusto un mezzissimo trailer, però comunque diciamo la trama che si intuisce è che è un mystery, è comunque un thriller mystery, che secondo me ha anche dei toni leggermente comici, perché tratta della storia di questa scrittrice di gialli che viene catapultata nel mondo del quale lei scrive. Quindi si prospetta una commedia gialla interessante. Da qualche foto che ho visto si capiva che poteva essere un thriller comedy, insomma. Però. Esatto, secondo me. Vabbè, carino, quindi, dai. Film probabilmente leggero, insomma. Esatto. Quindi da vedere quando non si è troppo stressati. Bravissimo. O magari quando si è troppo stressati e si vuole andare a vedere un film per rilassarsi. Anche. Quindi ricordiamo, lo stesso giorno di The Warrior, il 1 febbraio, nei cinema qui in Italia, Argyle, non so, veramente c'è il dubbio si pronunci Argyle o Argyle, ma penso Argyle, con Henry Cavill. Quindi mi raccomando, andatelo a vedere e fateci sapere cosa ne pensate. Yes. Il 2 febbraio, invece, è uscita la serie TV di un famoso film con Brad Pitt e Angelina Jolie, che fu il film in cui i due si conobbero. Già. Dove lui mise le corna a Jennifer. Ai. Anche perché io sono team Aniston, quindi ragazzi, scusate. Comunque il film era Mr. e Mrs. Smith, e quindi ci hanno fatto la serie TV. Che, un remake in versione serie TV, praticamente. Fantastico. Praticamente come Harry Potter. Insomma, come faranno per Harry Potter. È uscito il 2 febbraio. Sì. Su Prime Video, ricordiamo. Prime Video. Penso che la trama non c'è da raccontare. Cioè, nel senso, voglio dire, penso che abbiamo cambiato. Lo conoscono tutti, sì. E gli attori, invece, protagonisti sono Donald Glover, che sappiamo che è anche un grande cantante americano, in America è famosissimo. Invece lei, sinceramente, io non la conosco. Neanche io. Lei è, lo devo leggere, scusate raga, Maya Erskine, penso. Non so di che nazionalità sia, vediamo un po'. È americana di origini asiatiche, ma sinceramente non me la ricordo in nessun altro film. Neanche io, però, sinceramente. Film o telefilm, insomma, però speriamo che non sia male. Sto ancora valutando, ancora non inizio a vederlo, quindi sto ancora valutando anche io, infatti, se vederlo o no. Poi però ne riparliamo in una prossima diretta, magari. Magari in una prossima diretta vedremo un po' cosa ne pensiamo. Più che altro perché basta un po' con sti remake, però vabbè, anche. Dai. Vabbè. Comunque.
Sul prossimo io sono proprio a palla, ve lo dico. Allora parlane tu. Sono allora, a pallissima. Perché rimanendo nel tema remake in versione serie TV, troviamo One Day, cioè che per me a parte uno dei film più belli, romantici, drammatici, strazianti del mondo. Tratto da un romanzo altrettanto spettacolare di David Nichols, che se non avete letto, leggetelo. Vi ucciderà l'anima, però leggetelo. Tanto. Ed è tratto appunto basato anche sul meraviglioso film con Anne Hathaway e Jim Sturgess, scusate la pronuncia. Sturgess, penso, però vabbè. Esatto, quindi sono pompatissima perché è proprio una storia bellissima. E secondo me ci sta pure, capito? Praticamente in serie TV. Si dovrà piangere. Esatto. Però, capi, questa è una di quelle che dice, cacchio, però ci sta una serie. Che dici? Rispetto magari alle altre, ce la vedo, si presta, soprattutto se avete letto il romanzo. Secondo me... Io ho visto il film, ma non ho letto il romanzo, che perché ho ancora 3.000 libri da leggere, sono tutti belli lì e non ho tempo. Soprattutto questo periodo tra Golden Globe, Oscar, eccetera, che certo. Mi sono dovuta fare un po' il pienone di film e telefilm, comunque vabbè, lo vedrò. Superalo prima o poi. Alla fine è sempre la stessa cosa, eh. I remake, che siano film o serie TV, è giusto farli o no? Vediamo, cioè, se fanno qualcosa di carino, dipende. Magari ok, sperando che non escano delle cavolate come succede a volte, però vabbè, credo che a questo gli darò una possibilità. Ed uscirà l'8 febbraio su Netflix. Ovviamente. Esatto, vabbè, ovviamente. Dopo qualche giorno, sempre su Netflix, invece, il 14, proprio il giorno di San Valentino, uscirà il film, perché mi sembra sia un film, sì, giusto? Mi sono persa. Credo sia un film, Players, con Tom Ellis. Che da un po' che non lo vediamo, da quando faceva la parte del diavolo che non lo vediamo. Lucifer, TV. Wow. Yeah. Mm-hmm. Quindi, per chi non sapesse chi fosse Tom Ellis, è Lucifer, quindi della famosa serie TV. E poi c'è la nostra, almeno la mia perché io l'adoro, Gina Rodriguez di Miss Bala e Jane Virgin. Troppo brava. Allora, questa coppia io bene insieme ce la vedo. A fare questo film, esatto. Quindi sono curiosa perché comunque sono tutte e due per me due attori bravi ma anche simpatici, sì. Quindi verissimo. Vediamo un po', vero? Se non sbaglio la storia parla di questo giornalista che si innamora, Players è il titolo, quindi non so se si innamora di una giocatrice di baseball o softball, qualcosa del genere, e quindi vediamo come andrà a finire, insomma. Rom-com classica. Sì, questo è proprio classica per il giorno di San Valentino, assolutamente fatto apposta, quindi vedetevela, sarà, non durerà sicuramente se è un film meno di 2 ore, quindi si può fare. Invece, sempre il giorno di San Valentino, il cinema scoppierà di nuovi film, di nuove uscite. Quindi poveri quelli che lavorano al cinema, perché saranno pieni probabilmente. Follia, sì. Anche perché adesso chissà se le coppiette vanno ancora a fare i romanticoni o nei ristoranti, oppure magari, ma sì, andiamocene al cinema, che è più economico. Pure se io ne dubito, infatti, secondo me. Nel dubbio però. Io andrei al cinema, anche perché mi piace. E quindi usciranno Past Lives, che è un film, non mi ricordo, aspetta che vedo un attimo, coreano, coreano, che si svolge, se non sbaglio, nella Corea del Sud. Sì. So dove si svolge veramente, però sono due amici d'infanzia che vengono separati, si rincontrano 24 anni dopo, non so se adesso... Se non sbaglio, lei è coreana, lui no, non credo. Però, insomma, si rincontrano, non so dove, perché sinceramente non ho nemmeno letto niente, perché ho pensato su... A me
i K-drama, i film coreani, come ben sapete, non mi fanno impazzire. Quindi non mi sono manco informata, scusatemi ragazzi. Però forse me lo devo vedere per forza, perché uno, il nostro Valerio Perrone è stato all'anteprima l'altro giorno, ha detto che è molto bello, e due, perché è uno dei film candidati all'Oscar. Ovviamente. Quindi, candidati, quando un film per me è candidato all'Oscar, devo sempre capire se è un pesantone, come li chiamo io, o in realtà un bel film, quindi vedremo. Tu sai qualcosa di questo film, Maria Carla? Io so solo che è stato molto acclamato, sia da pubblico che critico. Allora, e per il resto... Va bene, allora lo vedremo, segniamo. L'altro film che deve uscire, sempre uscirà il 14, vabbè, la bomba, perché già sta facendo scandalo, tra virgolette. Esatto. La gente già non lo ama, è sì. Madame Web. Mamma mia. Quindi, vabbè, fa parte comunque del mondo della Marvel. Con Dakota Johnson, Sidney Sweeney, esatto. Che è quella biondona con le tettone di Euphoria. Adesso è uscita nel film, è uscito qualche giorno fa. Ah, no, la commedia romantica. La commedia romantica con Glenn Powell, sì, tutti tranne te. Hanno detto che è molto bella, quindi sì, la voglio vedere. E ci sono insieme, oddio mi si è girato il computer, e ci sono anche Emma Roberts, Adam Scott, Celeste O'Connor, Isabella Mercer. Quindi, insomma, wow. È un'eroina. Quindi il cast è buono, cioè nel senso, non è che... Però, visto gli ultimi flop della Marvel e dintorni, c'è un è po' stato da... già molto criticato. Anche il poster è stato già criticato, quindi... Sì, infatti, è il primo poster che è uscito. Oddio, che schifo, molti... Questo lo posso fare anche io con Photoshop. Vabbè, comunque. Ormai i lo soliti. Sappiamo. Vabbè, ormai lo sappiamo che comunque in giro ci sono i criticoni, ma soprattutto sappiamo che Maria Carla, hai un pollice alto. Non so perché ogni tanto. Scusa. Ogni tanto esce. E niente, quindi ogni tanto ancora la Marvel viene criticata, per molti la fine della Marvel è stata Endgame. Però la Marvel continua, è vero che io sono fan della Marvel, è vero che alcune cose mi piacciono, alcune no, ma continuo a vedere, cioè nel senso, serie TV e cinema si vede. Quindi, Past Lives e Madame Web per San Valentino. Quindi, se avete un partner a cui piace il cinema come a voi, andatelo a vedere insieme. Invece, sempre lo stesso giorno, uscirà The New Look, che se non sbaglio è una serie TV, sì, e parla sulla rivalità tra Dior e Chanel, che cambiò fondamentalmente la moda mondiale. Quindi questo te lo faccio raccontare a te. Sì, diciamo che è un po' la nascita di queste tre grandi, diciamo, case di moda, Dior, Balenciaga e Chanel. Tra l'altro, cast pazzesco, perché abbiamo John Malkovich, Juliette Binoche e Maisie Williams, cioè raga, il trio delle meraviglie, ce li vedo molto bene insieme. Poi anche, voglio dire, la trama ci sta. Rispetto agli altri sulle case di moda lo vedo un po' più... affascinante. Diciamo, poi non diciamo so. Così che guardando il trailer non sarà Gucci, per farti capire. Esatto. Vabbè, è vero che Gucci parlava un po' più di altro, però diciamo proprio quello volevo sarà... dire in realtà. Sì, ci siamo capite comunque. ci capiamo sempre. Yes. Quindi, mi raccomando, il 14 usciranno un film su Netflix, una TV e due film al cinema. Ho passato il Capodanno col vostro padre, sì, Capodanno, senti a me, San Valentino col vostro, che sto ancora un mese fa, capito? Sto già ancora un mese fa, perché per me gennaio non è esistito, l'anno parte è partito dal 1 febbraio. Quindi o andate a cena col vostro fidanzato, al cinema o ve ne state a casa a vedere qualcosa. Invece poi dal 14 passiamo alla settimana dopo, quindi il 21, e questo te lo lascio a te perché... La protagonista è una delle tue attrici preferite. Infatti, sì, la vediamo anche dietro. Ce l'hai sempre presente.
Allora, uscirà su Apple TV la serie TV Constellation. Esatto. Una chicca quando mi ha detto che era una serie. Perché io commentavo su un film. Cioè, lei non credo abbia mai fatto serie finora, tra parentesi. O no? No, dico una cavolata. Quindi, no, però è una serie, nel senso che io poi ho cercato, mi sono informata, sì, sì. Dice una serie TV. Wow! Una serie TV molto, thriller molto sullo spazio con Kate Winslet. Non credo, esatto, abbia fatto in realtà serie TV. Che io sappia, no, la prima. Se qualcuno, wow, di voi che ci sta ascoltando sa, insomma, se lei abbia fatto serie TV o no, ce lo dica. Ma secondo me, da quello che mi posso ricordare, tutti i film. Non ricordo nemmeno una parte che abbia fatto una serie TV, cioè una comparsata. Esatto. Oddio, no, neanche io, ma non mi vorrei sbagliare. In ogni caso questa, certo, si prospetta proprio a bomba come inizio. La trama appunto verte su questa astronauta che dopo un disastro pazzesco avvenuto appunto nello spazio torna sulla Terra e comincia ad avere pezzi mancanti della sua vita. Cioè, non si capisce cosa diamine sta succedendo. No, io lo dico sempre, ogni diretta di quando parliamo di film e telefilm e nuove uscite, Apple Plus, sì, Apple Plus nonostante i 30 euro, mm-hmm, aumentati quest'anno perché da 70 a 100, però ho rifatto l'abbonamento perché sinceramente tira fuori veramente tanti prodotti. Ricordo che ne lo dici spesso. Lo dici spesso, sì, questa cosa, quindi ci fidiamo. Il 21 lo vedrò. Invece, perfetto, il 22 nei cinema, e yes, secondo me è andare, bisognerebbe andarlo a vedere questo film. Un altro film candidato agli Oscar che è The Zone of Interest, no, che parla praticamente, cioè la trama è durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è questa, mm-hmm, famiglia, questo capo militare tedesco, cosa del genere, che abita vicino il capo di un campo di concentramento. Adesso non mi ricordo se fosse Auschwitz o qualcun altro. Sì, sì, è proprio Auschwitz. Ok, proprio. E sembra che sia una storia vera, dove, sì, la famiglia in realtà non sapeva cosa stesse capitando a praticamente due passi da casa loro. Esatto. Lui ovviamente lo sapeva perché vabbè, era un capo militare, eccetera. Però la famiglia assolutamente non ne sapeva niente. Quindi sono curiosa di vedere il dopo, oppure o meglio che il dopo, la reazione della famiglia al momento della scoperta. Esatto, perché parla proprio di questo, della famiglia dentro, esatto, e fuori, cioè questo contrasto molto interessante. Esatto. Molto, molto interessante. Parla di quest'uomo, di come sia fuori in questo campo di concentramento, ovviamente contro gli ebrei, esatto, e poi in casa. Quindi io spero che ci sia, diciamo, a un certo punto lei si accorga, e sono curiosa di vedere la sua reazione. Naturalmente è candidato agli Oscar come uno dei migliori film stranieri, mm-hmm, se non sbaglio. Infatti, secondo me se la con il film, quell'altro che straniero, che non mi è piaciuto a me, quello francese, di Anatomy of Fall. Ah, ok. Anatomia di una caduta, che nonostante sia francese sia stato messo solo come miglior film e non miglior film straniero, se la possono giocare Io Capitano, secondo me, o The Zone of Interest. Vero, molto probabile. Io Capitano, ricordiamo, il film di Garrone, candidato agli Oscar come miglior film straniero, però guardando un po' la situazione anche in Palestina, io secondo me faranno un po' vincere The Zone of Interest, sì, per il tema trattato. Esatto. Poi spero che sia anche un bel film comunque. Quindi il 22 febbraio nei cinema. Il 28, yes, invece, un film che avremmo dovuto vedere a novembre, se non sbaglio. Esatto. Quindi tanto, sì, tempo, ma per come sappiamo bene, niente, gli scioperi degli attori e dei registi è stato spostato al 28 febbraio, che ovviamente è la seconda parte di Dune. Non credo che Dune abbia bisogno di presentazioni, essendo anche questo un remake di Dune vecchio. Molto, molto vecchio. E vabbè, non diciamo niente perché tanto lo aspettiamo e basta. Però ti faccio una domanda, a te Dune ti era piaciuto oppure no?
La parte 1 oppure in generale il film? No, la parte 1. A me tantissimo. Vabbè, poi c'è Timothée, lo sai. Vabbè, a parte il cast pazzesco, lui è proprio di una bravura allucinante. Cast pazzesco. Cast pazzesco, sì, lui bravo. Poi c'è la mia Zendaya, quindi... Ecco, vabbè, appunto. È da vedere. Non è... Sì, io non ho mai visto sinceramente Dune, l'originale. Mi piacerebbe vederlo. Il primo mi è piaciuto, anche se mia mamma mi ha lasciato dopo 20 minuti in sala da sola. Letteralmente ha preso e se n'è andata, ragazzi. Non sto scherzando. Vabbè, non è comunque per tutti, c'è da dire. Beh, questo bisogna ammetterlo. Ma più che altro perché quel giorno c'era molto... il rumore in sala era molto forte del film. Sì. Quindi come le danno fastidio i rumori, non ce l'ha fatta. Magari se fosse l'estate le sarebbe anche piaciuto. Però... Sì, vabbè, sì, ho capito. Quindi ripetiamo, Dune parte 2 esce il 28 febbraio nei cinema. Ovviamente la gente lo andrà a vedere. Vediamo se sarà un successo oppure no. Per invece, sì, come quest'anno febbraio ha 29 giorni e non 28, yes, il 29 febbraio come regalo uscirà Estranei, in inglese, che è il titolo italiano. In inglese è All of Us Stranger, con Paul Mescal, Andrew Scott e Claire Foy. Io già lo cuorigio. Se non sbaglio, credo sia una storia d'amore tra due amici d'infanzia, qualcosa del genere. Sì, anche se verte più... Allora, c'è questa storia d'amore bella, bellissima, complicata e tutto, però verte su una sorta di disagio psicologico del protagonista che è estremamente interessante, secondo me, perché lui torna nella sua casa d'infanzia, dopo un periodo, diciamo, abbastanza difficile che ha vissuto, e quando, insomma, apre la porta si trova i genitori davanti. Genitori davanti, cioè, ve lo metto fra virgolette, cioè estremamente interessante. Ok, quindi anche un po' fantascienza. Un po' mystery, psicologico, sì, secondo me il lato psicologico è più proprio iperdrammatico, però secondo me è proprio affascinante come film. Infatti ho visto che ha avuto un successo pazzesco, soprattutto all'estero. Vabbè, allora sarà da vedere. Una ovviamente, poetica, non lo so. Esatto. Ovviamente ci saranno anche tante altre uscite di serie TV e film durante questo mese, ma questi sono, diciamo, sicuramente più quelli più succosi, quelli che veramente aspettiamo. Insomma, la ciccia della ciccia o la creme della creme, scegliete voi. Quindi, bravo. Allora, Maria Carla, noi questa sera una diretta breve, quindi lasciamo i nostri spettatori a iniziare a cercare i film e telefilm che sono già usciti. Magari ci vogliono vedere direttamente questa sera. E se tutto va bene, ci rivediamo lunedì prossimo. E se no, in un altro momento. Quando sarà? Quando sarà? Allora, fateci sapere quali film vedrete, quali serie TV vedrete, quali avete già visto, eccetera, eccetera. Quale vi è piaciuto di più, eccetera. Esatto, siamo cosa curiosi. Ne pensate? Ovviamente, cliccate mi piace sui nostri canali YouTube. Aspetta, spolliciate, che la mano sta qui. YouTube, spolliciate. Spolliciate YouTube, Instagram e Facebook. Ciao, che azione. E ci vediamo alla prossima. Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao Maria Carla.